Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e tu lo chiami. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. E la vicenda dell'Annunciazione a Giuseppe, noi conosciamo l'Annunciazione di più, forse l'Annunciazione a Maria, ma questa è proprio l'Annunciazione a Giuseppe, il quale nella Bibbia Giuseppe non ha mai detto, non dice mai una parola. È l'uomo del silenzio, è l'uomo del mistero, è l'uomo della paternità, è l'uomo del coraggio e possiamo dire tantissime altre cose di Giuseppe, quest'uomo così particolare, così misterioso in un certo senso, che non dice mai una parola, eppure noi di lui potremmo dire tantissime parole, tantissime cose. La vicenda di Gesù insieme a Maria nei confronti di Gesù. Si dice proprio che la grandezza di Maria e Giuseppe non è solamente il fatto di aver accolto questo figlio così misterioso che giungeva da parte di Dio nella loro vita, ma nell'aver messo da parte i loro sogni e aver fatto proprio il sogno di Dio nella loro vita. E questo è tantissimo. Giuseppe, naturalmente non comprende assolutamente ciò che sta succedendo, un momento molto difficile per lui, di cui si dice semplicemente che è un uomo giusto, figlio di Davide, della discendenza di Davide, non comprende fino in fondo, ma decide di fidarsi e di mettersi in gioco e di mettersi in cammino. E di fatto gli viene detto non temere, che tantissime volte stiamo ascoltando in questo tempo di avvento, che è una parola, una frase, un incoraggiamento molto forte che dice veramente tanto nella nostra vita, non temere. E Giuseppe, quando si alza il giorno dopo, da quella notte così particolare, così forte e significativo nella sua vita e in quella di Maria, Giuseppe si alza e compie ciò che gli viene detto. Prende in mano la situazione, sua sposa, e quando nasce questo figlio veramente gli dà il suo nome, quindi gli consegna una identità e Giuseppe diventa veramente genitore di Gesù perché si prende cura e porta avanti questa grande avventura, questa grande missione che gli viene affidata e lui, nonostante sia così misterioso, così particolare, decide comunque di mettersi in cammino, di prendersi cura e portare avanti tutta questa storia che è una grande, grande, veramente storia di salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.